18 and got right back in the game with plenty of time left. I was thrilled with that. I thought when Tony came in, we got the ball up the court much quicker and got a lot of easy shots. But, you know, I always think you can always come back, but I always think the real quality teams, when they come back, they end up winning. So, but I don't think it's our team's fault. We haven't had a lot of time to practice. There's a lot of guys, I think, that are out of shape, and I haven't done a good job of helping us right now, and I have to do better. Sì, quando gli ultimi minuti siamo passati a meno 19, a meno 6, sicuramente lui ha poi messo in campo anche Tony Carr per cercare di velocizzare un po', però lui è convinto che le squadre che rimontano, fanno questo tipo di rimonte, poi le devono vincere queste partite. E invece la squadra ancora non è in forma, ci sono un po', c'è ancora un infortunato, ci siamo allenati ancora poco e evidentemente lui stesso non ha fatto un buon lavoro ancora per quello che non abbiamo fatto. We unfortunately the cup starts pretty soon. And Jamil, Tayshaun, you know, Victor, you know, Kuzo, Carlos, a lot of those guys haven't really practiced, so we got to make up a lot of ground in a very short time. But games like this and games like last night, they only help you. You know, you find out the things that you do well and you find out things you have to do better. So now we got to figure out how we can do better. Abbiamo poco tempo per metterci in forma, anche perché l'Eurocup inizia proprio mercoledì, che dobbiamo andare a Francoforte. Ci sono giocatori come Wilson, Rudd, Cousin, Tayshaun Taylor, che si sono ancora allenati poco, ma le partite come queste, un torneo come questo, quindi le partite di ieri e di oggi, sicuramente possono aiutare tanto a far sì che si crei la squadra e si capisca le cose che si fanno bene e le cose che si fanno male. He's another one. He's missed a lot of time, but he gives great effort. You know, he's a great athlete. This is kind of a different experience for him. You know, I think when you watch teams play in Europe, it's a lot different than, you know, we're used to. But I think he's going to do really well. We gotta help him, though. We didn't recognize him when he ran the floor. I think you got to reward big guys when they run like he does. But I think as time goes on, he gets in better shape, he's going to be fine. Un altro di quei giocatori che purtroppo è dovuto stare fermo in pre-season perché si era infortunato, è un giocatore che si impegna molto, è un giocatore estremamente atletico e sono certo che durante la stagione, vista la differenza dal basket europeo rispetto al basket che giocava lui prima, sicuramente potrà fare benissimo. Last question. Vorrei capire com'è stato il suo primo impatto con il basket italiano in una partita ufficiale. What was your first impact? Oh. I love it. You know, we got to play Milan early in the year. I watched them play a lot last year. They're much more unselfish this year. I don't think they have a player on the court that really cares about himself. It's all about the team, and that's what I love about European basketball, and we have to figure that out. You know, there's a lot of ways you can help your team other than, you know, maybe shooting the ball or trying to make a home run pass, but they, if you make a mistake, you pay, and when you have two of your best players that don't care if they ever take a shot, you have a chance to really be good, and I think we got to figure that out. Niente, ovviamente siamo contenti perché comunque è un trofeo e ci siamo detti che insomma, questi sono momenti particolari, la Supercoppa per un motivo, la Coppa Italia per un altro, che arriva poi è ancora più pazza perché le squadre sono 8 in un momento dell'anno in cui non puoi sapere come sei, però ci devi provare ogni volta, devi avere la mentalità per provarci, soprattutto
certo se sei, appunto, se sei l'Olimpia, questo deve essere il desiderio che dovevamo mostrare oggi, dei giocatori che sono ancora ovviamente un po' rintronati da, insomma, sapete, 7 che erano in giro con le nazionali, più 8 che Artis era fuori, quindi insomma dovevamo usare questa settimana un po' per conoscerci. Abbiamo anche spinto con il torneo di Zara senza pensare troppo alla Supercoppa, ma avevamo bisogno proprio di conoscersi nel livello più duro possibile, quindi abbiamo spinto oggi queste due partite. Avevo detto alla squadra che per giocarne due prima di tutto e poi per vincerne dovevamo veramente accettare gli errori, giocare sugli errori, e erano due partite fuori contesto, quindi che non danno indicazioni di rotazione o di distribuzione, ma dovevamo fare l'essenziale per provare a portare a casa, mostrare mentalità, attenzione al piano partita e provare a giocare insieme. Quindi questo l'hanno fatto, perché anche oggi Torino è una squadra che a me piace molto come idea di pallacanestro, perché è una squadra che gioca in maniera diversa dalle altre, non ti dà mai la possibilità di rilassarti, perché anche dopo che segni loro fanno rimessa, sono già di là ad attaccare di nuovo il ferro. E ieri anche hanno tirato pochissimo da tre punti, perché riescono sempre ad attaccare l'area, lo fanno molto bene, e in difesa tendono invece a collassare tutti, sono atleti e quindi vanno dentro e poi magari rischiano a farti prendere qualche tiro in più da tre punti, e se li sbagli loro ripartono in contropiede. Noi oggi abbiamo sbagliati tanti, aperti. Questo a volte può essere frustrante per giocatori che hanno nel loro DNA quello di considerarli tiri facili, ma però siamo rimasti sull'aspetto importante, cioè dietro, sulla partita, insomma alla fine non abbiamo mai rischiato dal secondo quarto in poi, quindi questo è un segno importante di mentalità in un momento in cui sicuramente non siamo pronti per il livello più alto. Però abbiamo, credo, la consapevolezza tutti di quello che dobbiamo fare, a cominciare da redistribuire risorse e energie sul campionato, perché inizierà tra 10 giorni questa Eurolega che un po' ti ammazza, e il livello è sempre più alto e noi cercheremo di combattere il più possibile lì, e poi, ripeto, in campionato, che sia Coppa Italia o playoff, provare a farsi trovare pronti. Più nei playoff che col programmare, la Coppa Italia proveremo anche lì, perché è giusto che Milano faccia questo.